Torna l'iniziativa della Dricessa Aulus in sinergia con i carabinieri nei reparti pediatrici dell'ospedale di Pescara, doni per i piccoli degenti nel rispetto delle norme anti-Covid. I volontari di Dricessa e i carabinieri lasciano giocattoli, saluti, mascotte e rendere meno dura la degenza dei più piccoli. Da 19 anni c'è sempre lo stesso Babbo Natale carabiniere che per qualche ora si toglie la divisa dell'arma. La presidente della Dricessa Aulus, Carla Panzino. Io chiamo il Babbo Natale Carabiniere il Babbo Natale dell'ospedale di Pescara, un'iniziativa molto bella che ci viene richiesta anche in altre città ed è difficile organizzarsi in altre città d'Italia. Probabilmente se ci riusciremo quest'anno o l'anno prossimo lo faremo a Ravenna, perché siamo stati anche interpellati per farlo a Ravenna e a Faenza. È una festa importante che forse i bambini aspettano, perché se ne parla durante l'anno, perché spesso ci relazioniamo con il personale del reparto. Io ricordo ancora la bellissima frase che disse al generale Cerrina, un bambino, e disse: come sono fortunato a stare male, così ho incontrato Babbo Natale, e gli aveva fatto questa poesia. È un momento di spensieratezza, sicuramente anche di incontro ennesimo, soprattutto in questo periodo di pandemia, con i reparti e con i bambini reparto. Certamente non potremo entrare, ci limiteremo a stare sull'uscio e a salutarli come abbiamo fatto lo scorso anno, ma con una marcia in più quest'anno, perché dovremmo avere la Renna Rudolph, la mascotte della Renna Rudolph, l'elfo magico e poi forse anche Spider-Man ci accompagnerà. Li stiamo aspettando e speriamo di poter salutare tutti i bimbi dal reparto. Un importante supporto è dei carabinieri di Pescara tutti. Ci fa piacere avere per noi per la prima volta il comandante provinciale, ma anche il generale Aceto, il generale di brigata Abruzzo e Molise Aceto. E anche per fargli conoscere questa bellissima manifestazione di gioia e di allegria. I carabinieri si sono sempre tassati per l'acquisto dei giochi, ma anche per donare un contributo all'associazione. E quest'anno abbiamo potuto contare su dei benefattori importantissimi come gli amici di Cerri Giocattoli, gli amici della Maico, gli amici della Conad, e voglio ricordare anche gli amici di Feud Antico, il Kiwanis Chieti Pescara d'Annunzio. Insomma, tanti importanti, la Gadu Eventi che c'è sempre vicino con le loro mascotte. È una bella squadra della solidarietà, e con il concetto che uniti si vince sempre e che l'unione fa la forza. Quindi io dico forza a tutti, voglio ringraziare tutti coloro che comunque si sono messi a disposizione, in primis i miei volontari. Perché se non c'è una squadra di volontari che lavora di questo periodo, è molto difficile anche reperire i volontari per problemi di famiglia, per problemi di Green Pass, per problemi di tutto quello che questa pandemia sta comportando nella nostra comunità tutta. Ma la volontà di far del bene, di essere vicina ai bambini e di portare comunque un sorriso con la solita discrezione che connota la Dricessa come associazione molto, molto vicina ai bambini, soprattutto ai progetti di umanizzazione, scevri da ogni interesse personale o qualsiasi altra motivazione che non sia generosa di amore e di rispetto verso tutti i piccoli utenti, ma anche per gli adulti. Grazie a Carla Panzino, come sei. Grazie a voi, e viva i bambini, e viva la Dricessa, e ricordatevi, un piccolo contributo fiscalmente detraibile dalla prossima dichiarazione dei redditi. Abbiamo bisogno di aiuti, per favore, abbiamo tanti progetti da realizzare. Ciao! Siamo con il dottor Walter Fortunato, che è direttore sanitario dell'ospedale di Pescara. Beh, quando si parla di medici si parla di competenza, ma si parla soprattutto di umanità, come d'altronde Ippocrate insegna. Dunque iniziative come queste sono meritevoli e meritorie. Certamente, noi anche quest'anno, come tutti gli anni passati, accogliamo con gioia questa iniziativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, che si associa a quello di tutte le altre forze di polizia della città, alle varie associazioni, alla Pescara Calcio, perché li sentiamo vicini all'ospedale. Ovviamente loro cerchiamo con la loro collaborazione di dare momenti di leggerezza
all'area pediatrica tutti i bambini ricoverati, cercando di appunto fornire momenti di leggerezza in questo momento, in questo periodo così complicato. Quindi anche piccole manifestazioni come queste aiutano i bambini a sentirsi più felici, alleggeriscono un momento le mamme, ma soprattutto sono di aiuto alla struttura ospedaliera, perché sente, continua a sentire la vicinanza delle forze dell'ordine alla nostra struttura. Dottore, quanto è difficile lavorare col Covid? Beh, sicuramente è tanto difficile, perché andiamo a toccare aree come quella pediatrica di fragilità, però grazie a Dio ormai abbiamo consolidato delle percorsi di sicurezza, che ci hanno consentito di lavorare bene, in tranquillità. Ovviamente dobbiamo ringraziare tutto il personale che si è prestato aderendo completamente a quelle che sono le direttive dell'azienda. Generale, io credo che sia sempre un'emozione, perché i carabinieri sono vicini alla gente e quanto mai ai bambini, soprattutto ai bambini che si trovano in difficoltà. Ma è una grande emozione, perché questo è un periodo particolare, un periodo, ormai siamo sotto le feste, quindi poter essere in questo modo vicini alle persone, in particolare ai bambini, che sono la parte più forse anche più bella del nostro futuro, e in questo caso sono bambini che sono in difficoltà, poter essere vicini, regalare un sorriso, ecco, per me è motivo di grande soddisfazione, di gioia, ed è un'occasione che, quando mi è stata proposta, so che è da tanti anni che si fa, quando mi è stata proposta, per me non ho esitato a partecipare. È un piccolo gesto, quel poco che si può fare per regalare un sorriso. C'è un cuore dentro, un cuore di una persona che tutti i giorni si dà da fare per la collettività. In questo modo si dà da fare in una maniera un po' particolare, e io anche di questo sono molto contento e orgoglioso. Noi siamo molto emozionati nell'essere qui con la Tricesta, siamo contenti nel portare un sorriso ai bambini, e siamo qui anche per portare la nostra vicinanza al personale sanitario, ai medici che quotidianamente lavorano in questo ospedale. Un piccolo gesto, io ripeto, siamo molto contenti di essere qui, ma siamo contenti con Babbo Natale nel portare un sorriso ai bambini qui presenti. Maria Grazia Di Santo, volontaria, una tra l'altro delle storiche fondatrici della Tricesta. Voi date ogni volta il vostro contributo, soprattutto per l'umanizzazione degli ospedali, e sempre dalla parte dei bambini, come oggi, in sinergia con i carabinieri. Sì, certo. Sono 19 anni, questo è il 19° anno che si compie Babbo Natale Carabiniere, sempre con lo stesso carabiniere volontario che si traveste da Babbo Natale e ci accompagna per i reparti. E effettivamente poi è sempre stata una gioia, ma quest'anno ancora di più speriamo che sia il Natale di speranza, veramente, per tutti i bambini, per tutti noi, e cerchiamo di portare un po' di allegria ai bambini che sono nei reparti. Posso fare un avviso? Certo. Un appello, veramente. Vorrei chiedere a chi ci ascolta, a chi ha un po' di tempo, un po' di buona volontà: abbiamo bisogno di volontari. Per cui, se c'è qualcuno disponibile che ha qualche ora, poi diventa anche una cosa, oltre che coinvolgente, anche divertente. Veramente, rivolgetevi alla Tricesta, ai nostri numeri di telefono. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano. Qui siamo con un'altra volontaria. Il nome? Tina Musco. Tra l'altro, dare e anche un po' ricevere. Sì, io quest'anno è la prima volta, quindi sto aiutando tutti a dare una mano, come prima volta. Era una bella iniziativa. Quali sono i reparti interessati? Allora, sono pediatria, chirurgia pediatrica e ematologia. Oggi andremo in questi reparti. Altri volontari? Volontari di famiglia, perché tu sei la sorella. Sì, Tina. Ho portato Tina Musco e sono amica di Carla da circa 40 anni. Il tuo nome? Maria Musco. La generosità di Carla ha fatto sì che ha organizzato un po' tutto questo, non solo qua, ma anche al centro Covid, dove ieri, è il giorno 6, era pieno di bambini entusiasti, più i bambini che i grandi. Quindi dico alle mamme: portate i bambini, perché sono i bambini che vogliono vaccinarsi. Ringrazio Carla
E quando sto qui a Pescara, perché io ho la residenza a Roma, l'aiuto quando è possibile. Perché fare volontariato in un'associazione quale ad esempio la Dricesta? Io mi chiamo Chiara Zappacosta, sono nella Dricesta dal 2007 e sono sempre più entusiasta e orgogliosa di essere parte di questa associazione, perché fare volontariato, spendersi per gli altri, portare il proprio sostegno, il proprio appoggio in reparti tanto difficili come quelli pediatrici sicuramente arricchisce in primo luogo chi dona, quindi noi volontari. Perciò ecco, l'opera di umanizzazione che porta avanti la Dricesta deve essere perseguita per lo scopo essenzialmente di portare un sorriso, una gioia in più ai bambini. Questo sicuramente poi tornerà nel cuore di noi volontari. Un applauso alla Dricesta, a Carla Panzino e a tutti voi. Grazie. Miriam Severini, Kiwanis Club Chieti Pescara d'Annunzio, che non manca mai alle iniziative intraprese da Dricesta e da Carla Panzino. Carla Panzino è un'autorità nella nostra città e devo dire nel nostro paese. Noi ogni anno ormai siamo partner della Dricesta, lo siamo per la Dricesta, lo siamo soprattutto per i bambini che in queste occasioni cerchiamo di coccolare per quanto ci è possibile. E quindi un grande contributo, perché dare è un po' come ricevere. Riceviamo noi, per la verità, non loro, perché egoisticamente il dare è di fatto un ricevere. Provate a dare, provate a donare e sarete felici voi. Eh sì, è tutto merito di Adricesta, che anche quest'anno ha organizzato al meglio l'iniziativa, il Babbo Natale Carabiniere, un'iniziativa che ci rende orgogliosi. Ci riempie il cuore essere qui oggi con Carla e con tutti i volontari. Per noi è un onore. Si stanno tutti divertendo, c'è la renna, Spider-Man, Babbo Natale, l'elfo e poi ci è venuto a trovare anche l'orsetto del centro d'Abruzzo. Grazie a Claudia Campli che c'è sempre vicina, ci ha mandato tanti tanti giochi. E grazie soprattutto a Carla Panzino. Ciao! Graziano Lozzi è sempre un'emozione nonostante siano passati anni. Babbo Natale Carabiniere. Sì, per me è una cosa bellissima fare questo personaggio oggi e stare vicino ai bambini è la cosa più bella del mondo. Non vedo l'ora, mi emoziona andare avanti sempre di più e non vedo l'ora che arriva sto giorno per fare il Babbo Natale Carabiniere. Tra l'altro Babbo Natale oggi è anche il tuo onomastico, Graziano, l'onomastico anche di un altro militare dell'arma, quindi auguri a tutte e due. Grazie tante. Ai bambini cosa dirà? Anzi no, perché diciamo che per via del Covid bisogna mantenere le distanze, però magari un salutino cosa dirai nel salutino? Tanti auguri di buone feste e che vi devo dire? Ti commuovi quando ne parli? Sì. Beh, Babbo Natale che si commuove è straordinario. Grazie. Auguri a te e a tutti i bambini. Grazie, anche a voi, tanti auguri. Soprattutto grazie ai militari dell'arma per quello che fate. Il nome? Luogotenente Leone Graziano, comandante della stazione di Pescara Colli. Felice, immagino, di essere qui. Assolutamente sì, è il settimo anno per me. Mentre invece Babbo Natale è il 19°, sempre lo stesso militare. Lo sappiamo. Il suo nome? Io sono il tenente Rolando Giovanni, comando in sede vacante la compagnia Carabinieri di Pescara e comando il nucleo operativo e radiomobile sempre della compagnia di Pescara. Per me è il primo anno partecipare a questa cerimonia e sono onorato. Babbo Natale, ci fai un saluto? Auguri!